ragazzi, bentornati su FIFA 23 Qatar 2022. Nel nostro multiverso l'Italia si è qualificata al mondiale. Abbiamo giocato il nostro esordio contro il Camerun facendo un'ottima partita, ma ora si fa sul serio. Seconda partita del girone e c'è un classico Italia-Brasile. Allora, noi ovviamente la rosa, come ho detto, non ho potuto modificarla, quindi è questa qui. Quindi partiremo sempre con Donnarumma, Spinazzola, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Insigne, Immobile. In panchina abbiamo questi, io non so se portarne qualcun altro. Però a questo punto invece del Gallo, Belotti. Quasi quasi. Diamo spazio a Scamacca. Massiva, diamo spazio a Scamacca oggi, al posto del Gallo Belotti. Andiamo a giocarci questo classico Italia-Brasile, ragazzi, seconda partita del girone. Ok. Girone G, Italia-Brasile, seconda partita del girone, vedremo come andrà. Noi siamo carichi, l'Italia c'è, l'Italia ha dimostrato di esserci e vedremo come andrà. Ora mi aspetto solo di Nostra sentire, telecamera eccoli qua, i Italia nostri Brasile, Pardo l'Usai ha e segnato Adani, che al Spinazzola mondiale giusto su Bastoni FIFA ci sono Barella potuti Chiesa andare, pure Pierluigi loro. Pardo sarebbero prontissimi a raccontarvi questo match. Squadra a caccia dei 3 punti per la classifica del girone. Siamo alla seconda giornata del mondiale. Sfida tra Italia e Brasile. È una sorta di spareggio tra le due squadre che guidano il girone dopo la prima giornata. Un pareggio farebbe la gioia delle inseguitrici. Però chi vince? Chi Sì, vince? vabbè, il pareggio, la gioia di inseguitrici. Non esageriamo, dai. Allora, se io sto vedendo, è il momento degli inni nazionali, per motivi di copyright e tutto il resto non ci sono. Ce lo possiamo comunque immaginare. Credo stiano facendo quello italiano, ora quello brasiliano. Questa è la formazione con cui scende in campo l'Italia. Gigio Donnarumma tra i pali, Verratti insieme a Barella al centro e Ciro Immobile schierato come unica punta. Ringrazio che ce l'avevo un'unica punta. Italia che è riuscita a girar pagina dopo aver fallito la qualificazione ai mondiali di Russia 2018. I playoff persi a San Siro contro la Svezia sono ormai un ricordo lontano. L'artefice della rinascita degli azzurri ha un nome e un cognome, Roberto Mancini, che ha deciso di puntare tutto sui giovani. E il primo risultato ottenuto? Qualificazione agli europei, tutte e 10 le partite vinte e quindi l'ha conquistata anche con largo anticipo. Sì, il bel discorso dei Mancini, ragazzi, se fosse andata così, Dallas, Marchegiano, Militão, Danilo. Insieme a Casemiro come coppia di centrocampo. Attacco affidato al solo Ronaldo. Paquetá, Fabinho. Lasciato Scusate, solo. ma c'è un po' di mal di gola stamattina. Vinicius, Richarlison, non l'ho visto chi era quell'altro, ma ok, siamo pronti. Dai, ragazzi, Italia-Brasile. Valevole per la fase a Palla girone, subito per Chiesa che ha Jorginho. preso il via. Jorginho per Di Lorenzo. Di Lorenzo vede subito Chiesa. E Federico Chiesa parte. Brucia già tutta la difesa brasiliana. Arriva a Chiesa, si trova di fronte a Alisson, lo impegna. Attenzione, si gioca. L'Italia si è subito pericolosa. Ma il Brasile è una squadra ostica. Insigne, odio Possesso per l'Italia. la giro, la mette in mezzo e arriva Federico Chiesa, implacabile. Questo è il suo mondiale, è il mondiale di Federico Chiesa. È implacabile il ragazzo, implacabile, una sciabolata al volo. Odio giro parte, odio giro, la mette in mezzo. Una sciabolata pazzesca di Chiesa, Italia in vantaggio. Il Brasile è stordito subito, ragazzi. Questa Italia non teme nessuno, non teme neanche il Brasile.
Questa Italia ha un compito, far sognare un paese intero, vuole andare al finale mondiale, vuole vincere il mondiale e lo sta dimostrando. Arbitro, ferma il gioco, Ma sarà che mi ha fischiato fischiato il il fallo di fallo? Ma dai, Brasile. davvero. Non importa se ci fischiano i falli contro. Fuori sto pallone, Passata via. e ancora tiro a giro. Lo tiro a giro tutto solo, se ne va in velocità, è partito Passa Škuniz, è per Rudy. partito Škuniz, è partito Škuniz, è partito Škuniz! E la sbaglia Alisson Biondo-Dizza. Ipnotizzato da Alisson, il miglior portiere del mondo, dimostra di esserlo, lo ipnotizza. Palla in mezzo al campanile. Spazzano via il pallone. Ma la recuperiamo con un tiro al volo che purtroppo non va. Il intervento. Brasile cerca di reagire, ma lo dobbiamo stendere subito. Vinicius Junior. Ma Vinicius se ne va. Io di là. Dagli dentro, dagli tutta, Ciccio, dagli tutta. Decisivo il pallone. Bastoni con la cattiveria, recupera palla. Ancora avevo scugnizzo, tiro a giro. Vedi l'amico Ciruzzo! 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 No, Ciruzzo la spara alle stelle, Ciruzzo, ma che hai fatto, Ciruzzo? Potenza e precisione di sicuro. Ciruzzo la spara alle stelle, Italia ancora pericolosa. Italia pericolosa, ma Ciruzzo stregato da Alisson, la spedisce fuori. È un'Italia viva, ragazzi, un'Italia che c'è, sta dominando. Il Brasile cerca di affondare, ancora Bastoni. E ho tiro a giro. E vede Ciruzzo. Ciruzzo è spinto. Non va, non va. Chiudiamoli, chiudiamoli, grandissima chiusura. Pina. Per Leo. Ci E sono vede spazi. Federico, vai Federico, Federico Chiesa, Federico Chiesa, la mette nel mezzo. Occhio al tocco verso Immobile. Trova la testa di Immobile forse che non va. Rosa. Italia comunque pericolosa, è un'Italia viva ragazzi, sta dominando, sta contenendo il Brasile, in più cerca di offendere ogni volta che può. Pacchetta. Vinicius. Vabbè, quando ti chiami Vinicius, mamma mia Barella cosa hai fatto? Situazione. Ciruzzo, vedo Škuniz, Entrante. oh, tiro a giro, e ha sbagliato di nuovo, tiro a giro, ha sbagliato di nuovo, a porta completamente vuota si può dire, Potenza e più o tiro a precisione di giro lo tiro. manda dall'altra parte del mondo. Italia sciupona, l'Italia sta sciupando tanto. Ma siamo vivi, ci siamo. Palla per Grande Rudy. recupero di Federico Ha Chiesa. Vai sbagliato il Federico, tiro, regalando niente. il pallone agli avversari. Vinicius Junior. Dai, è tutta, dai, è tutta. Fabinho. Palla tra i piedi di Anthony. L'Italia che contiene il Questa Brasile. la Ottima copertura, posizione. Ciruzzo. Ciruzzo. C'è E spazio. devo tirare a giro. Ho Škuniz. La mette per Ciruzzo che si addormenta. Non va oggi il tandem, Ciruzzo tira a giro. C'è il vantaggio concesso al Brasile. Abbiamo vistato qualcuno, non sappiamo chi, ma C'è la l'abbiamo vistato. spinta di Chiudilo, Fabinho. chiudilo, chiudilo. Possono trovare la Mamma mia! conclusione. L'autorevolezza del capitano. Riparte Bonucci. Se la fa tutta, ancora Bonucci. Passa Bonucci, via la Bonucci, conclusione. come carnevale del 2006, Palla per Rudy. Bonucci, Bonucci! Mamma mia, Vinicius. Bonucci, cosa ha fatto il capitano? Pallone in Palla mezzo. in mezzo. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, vabbè, un gol pazzesco da 15.000 metri.
Stiamo comunque dominando, ragazzi. L'Italia c'è. Ovviamente questi non so il Canada, non so il Brasile, lottano, sono aggressivi, sono tecnici. Ma li stiamo contenendo. Il pubblico grida Italia, Italia. Ed è ancora Bonucci. Ciruzzo. Ciruzzo non c'è oggi. Attaccano i brasiliani. Stiamo contenendo il Brasile come possiamo. Jorginho, Verratti. Per Immobile. E vede ancora Federico Chiesa, Federico Chiesa, Federico Chiesa, Federico, Federico! Chiesa! Ed è in palla, è il suo mondiale, è il suo mondiale, è il suo mondiale. Questo Qatar 2022 è per lui, e lui c'è. E ne segna un altro, ci porta in vantaggio ancora una volta. Raddoppiamo, 2-0 sul Brasile. E la firma è di Federico Chiesa, ragazzi. Immenso Federico Chiesa, è il suo mondiale. Mamma mia, che 45 minuti, ragazzi. 2-0 sul Brasile con doppietta di Chiesa. Anche i numeri raccontano una grande partita che sta disputando questo giocatore. Molto immenso. Attacco, con alcune conclusioni che... Marquinhos, mi dispiace, ma Uruguay Portogallo pareggio, sono contento per loro. Noi mi sono dimenticato di fare i cambi, li facciamo adesso perché Immobile ha fatto veramente male, quindi mandiamo dentro Scamacca, poi mandiamo dentro Berardi e cambiamo Berardi con Chiesa. Di nuovo in campo, Brasile a caccia delle riprese perché il passivo fin qui è stato veramente pesante. Siamo tornati in campo, fuori o tiro a giro, Ciruzzo dentro Scamacca e Berardi, grandissima chiusura ancora del capitano che si affida a Gigio. Ripartiamo con Spina. Spina va, quando Spina parte sulla fascia non c'è per nessuno, infatti lo dimostra, se ne va subito. La vede. Vede Chiesa. Chiesa! E Federico immenso! Segna una tripletta! Questo è il suo mondiale, ragazzi! È il mondiale di Federico Chiesa, scatenato! Al di là dei tre gol parlo, sta facendo ammattire tutta la. Con la nonchalance del campione vero, beffa il numero uno del mondo! Non può nulla neanche Alisson! È una gara a senso unico questa ormai! E sugli sfalti si grida Italia, Italia! Oggi siamo fieri di essere italiani. Grandissima prova della nostra nazionale qui a Qatar 2022. Ancora Spina. Gran palla. E fa partire Scamacca. E Scamacca sciupa. Davvero capita di rado, di avere un'occasione così ghiotta davanti alla porta. Poteva trovare la rete, invece ha tirato di potenza senza inquadrare lo specchio. Ma è 3-0 al Brasile. 3-0 a una delle squadre accreditate come vincitrici della Coppa del Mondo. 3-0, una partita storica, Italia-Brasile. E noi con la storia abbiamo un appuntamento fisso, non sbagliamo. Ecco Casemiro. E Gigio c'è, e Gigio dimostra di esserci, la para, blocca Casemiro. Si riparte ancora con Super Federico Chiesa, che fa partire Scamacca. Scamacca! E lo segna il 4-0 di Scamacca! Italia veramente incredibile! Ci siamo! Siamo casati! È il nostro mondiale! È il mondiale di Federico Chiesa! È il mondiale di Leo Bonucci! È il mondiale di Gigio Donnarumma! È il mondiale azzurro, ragazzi! Questo è il mondiale di azzurro! Qatar 2022! Perché noi ci siamo! Noi ci siamo, ragazzi! 4-0 è partita che sembra ormai in cassaforte! Cassaforte sì, 4-0. Guadagna metri il Brasile lungo le corsie esterne. E chiude ancora Bastoni, grandissimo, senza fallo. Riparte Bonucci. Berardi. Per Berardi. E vede ancora Federico Chiesa. 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 Niente, non gli riesce il dribbling su Danilo. Anthony.
va da Richarlison. E Gigio Donnarumma c'è, la tiene in campo Spina per Scamacca e la perde. Prendono male, palla agli azzurri. Ancora Bonucci, ricomincia da Gigio, che sbaglia clamorosamente. Gigio sbaglia, difficoltà azzurra, Barella la manda fuori. Soffriamo, stiamo soffrendo, il Brasile è cresciuto. Servito Tejes. Ancora Bonucci. Ancora lì. Posizione invitante, risultato. Stiamo soffrendo. Entro Mancini così, fa rifiuto dal capitano. Mancini, Spinazzola, sbaglio di Spina, dobbiamo la stanchezza adesso, il Brasile però è più forte, ma non vuole mollare, ma noi siamo in vantaggio, lo chiude ancora Gigio, immenso Gigio Donnarumma, e niente, lo prendiamo ragazzi, il Brasile è forte, noi siamo bravi e Neymar. Vabbè, mo fa tutto sto balletto, stai a perdere comunque. Ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ce lo dovevamo aspettare che il Brasile non mollasse. Bastone, ripartiamo con calma. Spinazzola. Spina. Ancora per Federico Chiesa. Federico Chiesa. La mette dietro. Per Verratti. Taglia Verratti clamorosamente. Il Brasile riparte. La possibilità della ripartenza, sentiamo la stanchezza, c'è il vantaggio concesso al Brasile, di fisico la tiene, occhio a Neymar. Jorginho butta fuori Berardi, la posizione è decisamente favorevole questa. Giallo per Jorginho, gioco fermo, l'arbitro ne approfitta per tirar fuori il cartellino per la situazione precedente. È una punizione pericolosa, una punizione pericolosa e Gigio non la prende. E Gigio non la prende, il Brasile la riapre. Siamo a 10 dalla fine e più eventuale recupero, ragazzi. A 10 dalla fine e più eventuale recupero, il Brasile torna in partita. Siamo crollati nettamente. 600 secondi da giocare ancora. Abbiamo giocato un primo tempo, inizio secondo tempo alla grande, adesso sentiamo la fatica. Ma Berardi! Berardi! Berardi di cattiveria! E questo gol la chiude, 5-2. Scaccia i fantasmi di una probabile rimonta brasiliana. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato. Scacciati i fantasmi di una rimonta brasiliana con questo gol. Siamo stanchi, siamo molto stanchi. E il Brasile attacca ancora, ci non vuole mollare. Lo lascio sul posto qui. Di Lorenzo, angolo. Lo ferma il gioco, sarà calcio di punizione per il Brasile. Dentro pure Pellegrini per Verratti. Sostituzione nel Brasile. Cambio anche nelle file del Brasile. Noi mandiamo energie fresche in campo, va dentro Lorenzo, vai Lorenzo. Però non fate entrare fredda, palla fuori, Gigio Donnarumma con calma. Gigio la spara lunga, lontano dalla nostra area. Va fuori, ma va bene lo stesso. Laterale. Tre minuti alla fine più recupero, ragazzi. Siamo 5-2, il Brasile non è mollato, il secondo tempo l'ha fatto il Brasile. Via con eleganza. Non abbiamo giocato forse i primi 10 minuti del secondo tempo, poi siamo crollati. Ho sentito la stanchezza. Lucas Paquetà, palla gol per Richarlison. E niente, c'è il gol del Brasile, 5-3, il Brasile non molla. Uno alla fine più recupero. Altro cambio, dentro Locatelli. La
l'ha messa dentro da pochi metri. Portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio e sono stati puniti. Si riparte con il risultato di 5-3. Tanti gol. Si giocherà ancora per 180 secondi. Ripartito Spina, Scamacca, Scamacca, e lo 6-3 Scamacca. Questo dovrebbe veramente cancellare ogni spettro di questa partita. E per quanto il Brasile voglia farcela, noi siamo più forti, ce la portiamo a casa, soffrendo, lottando, giocando alla grande. 6-3 al Brasile, partita che entrerà nella storia del calcio, ragazzi. Personale travolgente, golasso. La partita riprende dunque con il risultato di 6-3. Neymar finisce qui. Ed è finita, ragazzi, è finita! Questa è una vittoria netta, eh? Al di là del risultato. Ed ecco Federico Chiesa che si va a prendere il pallone, se l'ha meritato, la tripletta. Hanno conquistato un successo che non è mai stato. Ok, ragazzi, io direi che... Si comincia, match della fase a gironi di Qatar 2022 che entra nel vivo. Con questa partita siamo ufficialmente qualificati alla prossima fase, perché il Brasile a 3, la Serbia a 3, a noi come vada in qualsiasi risultato contro la Serbia siamo già qualificati alla prossima fase. E niente ragazzi, per questo secondo episodio dell'Italia al Mondiale tutto, io vi ricordo gli altri appuntamenti del canale: Carriera FIFA 23 con il Palermo, Carriera di Football Manager con il Monza e Gotham Knights, e tutti gli altri appuntamenti che sto portando sul canale per questo inverno che si... come si dice? Non mi viene il termine, raga, mi sono bloccato. Si pronostica interessante e ricco di menti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, like, commento al video, condividete, iscrivetevi al gruppo Facebook e ci becchiamo al prossimo episodio.